si è svolta la prima caccia al tesoro multietnica nel centro storico di Lucca. L'iniziativa, promossa dal Forum Territoriale per la Cooperazione Internazionale della provincia, era aperta a tutti ed aveva lo scopo di approfondire, giocando, il confronto e lo scambio di conoscenze con le altre culture. I partecipanti si sono raccolti in piazzale Arrigoni, dove è stata effettuata la registrazione dei concorrenti e definite le squadre. Alle 16 il via vero e proprio della caccia al tesoro, che si è sviluppata nel centro città e sulle mura, con particolare attenzione alle sedi delle associazioni e ai luoghi simbolo dell'accoglienza. Si giocava a squadre composte da 4 o 8 persone, anche bambini, con l'obbligo della presenza di almeno un adulto a squadra. Per vincere, le squadre hanno dovuto superare prove di abilità, anche fisica, decifrare misteri, risolvere anagrammi, fare giochi di ruolo e altro. Per ciascuna prova sono stati assegnati punteggi, così come si è tenuto conto del tempo impiegato. Ma l'obiettivo è quello di fare festa, di giocare e assieme, attraverso la festa e il gioco, conoscere, riflettere, approfondire altre culture, altre storie che sono vicine a noi anche a Lucca. Quindi abbiamo organizzato questa iniziativa e si svolgerà per le vie e per le piazze di Lucca per tutto il pomeriggio, con tante domande, interrogativi e con un ampio contributo di tutte le associazioni che fanno parte del Forum Territoriale per la Cooperazione Internazionale Lucchese.